toglierle l'ultimo respiro è stata la terribile pandemia che ha attanagliata il mondo intero, ma era malata da tempo Fabiola Carletto, morta a soli 59 anni di età all'ospedale di Sant'Orso. Giovedì notte la donna è spirata in uno dei 4 reparti Covid ricoverati nel polo vicentino, dove era stata trasferita da alcuni giorni da Bassano visto l'aggravarsi di un quadro clinico complicato. A piangerla insieme ai familiari, il marito Paolo e il figlio Mattia in particolare, sono gli associati della CGIL Vicentina, sigla sindacale per la quale Fabiola aveva trovato a lungo lavoro. In tanti già da ieri la ricordano con affetto e portandola ad esempio di impegno sul piano sociale e sindacale a difesa delle fasce più fragili, le donne come lei in prima istanza. Per circa 35 anni ha abbracciato i principi e il valore della Confederazione, entrandone in seno e assumendone nel corso di decenni incarichi di rilievo, segretaria del sindacato bassanese e responsabile della Camera del Lavoro di Bassano e Marostica. Aveva molto a cuore il valore della resistenza, a cui aveva dedicato molto del suo tempo e della sua passione politica, entrando a far parte dell'ANPI, partecipando ad ogni commemorazione storica ed evento culturale che avesse la storia dei partigiani e il loro ricordo come tema. In occasione delle celebrazioni in tono minore per la festa dello scorso liberazione del 25 aprile, così aveva scritto la stessa dirigente in uno stralcio di una lettera diretta agli associati della zona bassanese: restiamo a casa perché vogliamo dare il nostro contributo affinché il coronavirus sia sconfitto presto, ma i valori non temono il virus e rimangono nel tempo. Sono i valori dell'antifascismo, della resistenza, della dignità del lavoro, della solidarietà. Sono quei valori che non si cancellano nella Costituzione italiana.